Quando un uomo ricco ma gentile ha aiutato una donna disabile che stava lottando per attraversare un aeroporto, pensava solo di fare una buona azione per la giornata, ma nessuno si aspettava che lei lo ripagasse in questo modo. Marcus Johnson era un ricchissimo uomo d'affari che stava aspettando il suo volo per New York City presso l'aeroporto di Dallas-Fort Worth. Marcus aveva avuto molto successo nella sua vita. Era partito da zero, ma si era fatto strada diventando una persona incredibilmente di successo. Non gli mancava nulla nella vita e non aveva difficoltà finanziarie. Stava davvero vivendo il sogno. Ma nonostante tutto questo, Marcus rimaneva umile. Ricordava sempre da dove veniva e non si lasciava mai abbagliare dalla sua ricchezza o dal suo status sociale. Era consapevole di quante altre persone lottavano mentre lui viveva una vita di lusso. Quindi, mentre aspettava il suo volo, si sedette a guardare la gente. C'erano diversi uomini d'affari impegnati al telefono. C'erano coppie che partivano per una romantica vacanza chissà dove. C'erano famiglie con più figli in partenza per le loro vacanze annuali. Marcus sorrise tra sé e sé, ma poi notò una donna con la coda dell'occhio. Era in sedia a rotelle e stava facendo fatica a raggiungere il gate successivo. Marcus si avvicinò e si offrì di aiutarla. La donna stressata sembrava grata e accettò, dicendogli che non solo aveva paura di volare, ma il suo volo era stato ritardato e temeva di perdere la coincidenza per San Francisco. Marcus la aiutò ad arrivare dove doveva andare, ma invece di lasciare la povera donna, decise di sedersi e chiacchierare con lei. Forse sarebbe riuscito a tranquillizzarla un po'. La donna si chiamava Emily, era un'artista in difficoltà e condivise con Marcus quanto fosse difficile viaggiare in qualsiasi luogo come persona disabile. Marcus l'ascoltò con simpatia. Emily non si odiava e non odiava di essere disabile, perché quella era una parte di chi era come persona, ma odiava come la gente la giudicava in base alla sua disabilità. Marcus fu commosso dalla storia di Emily e decise di fare un'offerta incredibilmente gentile. Le disse che avrebbe pagato per il suo albergo e tutte le spese che avrebbe potuto avere durante il viaggio. Emily fu commossa fino alle lacrime e non riuscì a ringraziare abbastanza questo generoso uomo d'affari. Inizialmente rifiutò, ma Marcus insistette. Disse ad Emily che credeva nell'aiutare gli altri e se poteva contribuire a rendere la vita di qualcuno più facile o anche solo migliorare la sua giornata, lo avrebbe fatto. I due si scambiarono i contatti e poi concordarono di parlarsi nuovamente presto, quando entrambi avessero raggiunto le rispettive destinazioni. Poi, dopo averle consegnato una grossa somma di denaro, Marcus si alzò di scatto e si affrettò verso il suo gate, dove l'imbarco era appena iniziato. Emily era sbalordita e mentre sedeva lì sentiva il bisogno di pizzicarsi per assicurarsi che fosse tutto reale. Emily si recò e si registrò in un hotel e poi decise di fare un po' di indagini sull'uomo gentile che aveva pagato la sua stanza e le sue spese. Dopo una breve ricerca su internet scoprì che Marcus era effettivamente un ricco uomo d'affari. Aveva un patrimonio netto impressionante e la sua azienda era quotata in borsa. Era evidente che Marcus fosse molto di successo. Emily si chiese perché un uomo come lui fosse in un aeroporto con persone comuni come lei. Sicuramente qualcuno come lui poteva permettersi di affittare un volo privato invece di aspettare uno programmato come tutti gli altri. Ma alla fine della giornata Emily era felice di averlo incontrato. Era stato abbastanza gentile da aiutarla quando aveva avuto bisogno di aiuto. Abbastanza premuroso da ascoltare le sue preoccupazioni e la sua storia, e abbastanza generoso da regalarle un considerevole sostegno finanziario. Quel tipo di generosità e specialità non si verifica spesso, e quando accade bisogna davvero assaporarla, perché è raro trovare qualcuno del genere. Ma come poteva Emily ripagare Marcus? Doveva fare qualcosa. Certo, lui aveva insistito che non era un problema e sicuramente non avrebbe perso quei soldi. Ma Emily sentiva comunque il bisogno di dimostrargli quanto fosse grata e quanto il suo piccolo gesto significasse per lei. Fu allora che ebbe un'idea fantastica. E se fosse riuscita a metterla in pratica, lei e Marcus sarebbero stati pari. Era ora di mettersi al lavoro. Diverse settimane dopo, a New York City, Marcus era in una riunione con i suoi partner commerciali per discutere di una nuova strategia che avrebbero implementato nel loro business. La riunione terminò e si prese una decisione che avrebbe ampliato il loro business verso nuovi mercati e li avrebbe portati a livelli che in passato avrebbero solo potuto sognare. Eppure la mente di Marcus continuava a tornare all'aeroporto di qualche settimana prima, ad Emily e alla sua storia, e a come l'avesse aiutata.
Improvvisamente si ricordò che aveva il suo numero piegato su un pezzo di carta nel suo portafoglio. Lo estrasse, compose il numero e attese che rispondesse. Quando lei lo fece, sicuramente sembrava sorpresa. Emily disse a Marcus che aveva pensato a lui e che era una coincidenza che lui avesse chiamato, poiché gli aveva spedito un pacchetto per posta al suo ufficio. Sorpreso, Marcus si recò alla reception per chiedere se c'era della posta per lui. Il ragazzo dietro al bancone disse di sì prima di estrarre una grande scatola rettangolare. Marcus fu colto di sorpresa e, mentre la portava nel suo ufficio per aprirla, i suoi partner commerciali si affacciarono per vedere cosa fosse stato consegnato. Quando vide cosa c'era dentro, le lacrime gli rigarono il viso. C'era un grande ritratto dipinto, ornamentato, incredibilmente dettagliato di lui. Era così realistico che Marcus sentiva di guardarsi allo specchio. Esaminò ogni centimetro del dipinto e si meravigliò di quanto fosse verosimile. E lì, nell'angolo, c'era la firma di Emily. Marcus rimase senza fiato. Era stata Emily a dipingere il ritratto. Non si capacitava che lei l'avesse ripagato in quella maniera. Prese immediatamente il telefono e la chiamò. Lei spiegò che l'aveva aiutata in modi che lui non avrebbe mai potuto immaginare. Emily gli disse che non solo lui era stato più gentile e premuroso nei suoi confronti di chiunque altro da molto, molto tempo, ma che aveva utilizzato quei soldi che Marcus le aveva dato per la sua formazione artistica e lo sviluppo del suo stile artistico. Spiegò di sapere chi fosse e quanto fosse ricco, e che sebbene non potesse ripagarlo economicamente, pensava che questo avrebbe avuto più significato dei soldi. E quanto aveva ragione Emily. Marcus era davvero stupito dalla generosità e dalla sua maestria. Emily giurò di seguire l'esempio luminoso di Marcus e di cercare di essere la migliore persona possibile. Fino a quel momento non aveva mai veramente creduto in se stessa, ma sapeva che se avesse seguito l'esempio che Marcus le aveva dato, sarebbe stata in grado di affrontare il mondo, sedia a rotelle o meno. E così fece. Cercò di cambiare il mondo per il meglio a modo suo. Fiorì nel suo campo e le sue opere d'arte iniziarono presto a essere vendute per cifre considerevoli. E tutto ciò grazie al sostegno e all'aiuto di Marcus. E in tutto questo non perse mai contatti con Marcus. Un'amicizia che resistette alla prova del tempo. E lei fu accanto a lui molti anni dopo, quando morì. Non voleva nient'altro da lui mentre gli teneva la mano e lui se ne andava lentamente perché era solo felice di averlo conosciuto. E mentre Marcus spirava, sorrideva. Tutto il suo denaro e i suoi successi non valevano niente adesso. Quello che contava era che la sua improbabile amica fosse lì, alla fine di tutto. Ma la storia non finisce qui. Vedete, Marcus lasciò a Emily in lutto un ultimo regalo nel suo testamento. Una grande somma di denaro, più che sufficiente per ritirarsi e vivere la sua vita in pace. Ma Emily non fece così. Voleva fare qualcosa per commemorare il suo amico e trasmettere il suo dono di gentilezza e compassione. Ecco perché fondò una fondazione a suo nome. Ora, anche dopo la sua partenza, Marcus poteva ancora cambiare molte vite e fare la differenza per il meglio. E adesso tocca a voi. Cosa ne pensate di questa incredibile storia? Come vi sareste sentiti se un uomo ricco vi avesse aiutato in aeroporto? Ditecelo nei commenti.